intorno agli anni 60-70 del Novecento, la grande espansione della capacità di parlare italiano era una cosa nuova, perché l'italiano era, qualcuno disse scherzando, era la vera lingua di minoranza in Italia rispetto alla grande quantità di dialetti e di lingue di minoranza in senso specifico che erano molto usate tutte, e l'italiano aveva una posizione relativamente marginale, era la lingua della scuola, ma nella realtà sociale italiana era poco presente. Diciamo, negli anni, per dare dei numeri, dei riferimenti quantitativi più precisi, si può calcolare che negli anni 50 al massimo un terzo della popolazione potesse parlare abitualmente l'italiano, ma per buona parte di questo terzo della popolazione l'italiano poteva essere parlato solo in alternanza col dialetto, il resto della popolazione parlava un dialetto. Quando è cominciata l'espansione dell'uso dell'italiano, anche persone molto attente alla realtà, anzi le più attente, tra le più attente alla realtà effettiva del paese, penso a Pierpaolo Pasolini, hanno ritenuto che i dialetti stessero sparendo e hanno lanciato, diciamo, questa idea della morte dei dialetti. I dialetti oramai sono morti, tutti parlano soltanto italiano. E ci sono voluti molti anni per vedere come stavano effettivamente le cose, e stavano e stanno in modo molto diverso. In realtà abbiamo imparato a usare l'italiano, lo usiamo oramai diffusamente, si calcola quasi il 95% della popolazione sa parlare italiano e capisce abbastanza l'italiano, se non è troppo complicato il discorso. Però i dialetti sono tutt'altro che spariti. Gran parte della popolazione continua a parlare dialetto in alternativa all'italiano. I dati sono difficili da stabilire in modo preciso, ma si può calcolare che più o meno metà della popolazione vivente in Italia oggi parli abitualmente sia l'italiano sia il dialetto, e una metà parla oramai correntemente soltanto l'italiano. Bisogna dire che con la persuasione sempre più diffusa che i dialetti non sono morti, come qualcuno credeva, è anche cambiato l'atteggiamento nei confronti dei dialetti, il disprezzo per i dialetti, l'idea che bisognasse estirpare i dialetti a ogni costo. Ecco, queste cose sono andate sparendo un po' alla volta e è nato un interesse maggiore anche in chi non parla dialetto, indipendentemente dal parlare o non parlare in proprio un dialetto, è nato un interesse per le realtà dialettali, le manifestazioni di queste realtà, sia nella quotidianità, sia le manifestazioni letterarie, il teatro, la canzone, canzoni celebri, non solo in Italia, spesso nel mondo, sono italiane, sono in realtà canzoni nei dialetti, naturalmente fa da battistrada il napoletano, ma anche nei dialetti siciliani, in genovese, in ligure con De André, ci sono appunto incisioni in genovese di De André che hanno pregio della musica, diciamo, ma fatte in dialetto, che hanno una risonanza e un apprezzamento planetario, e così in milanese. Ma questo è solo un aspetto, e tutte le manifestazioni dialettali sono sempre più apprezzate e anche coltivate. A mio avviso mancano ancora, avremmo bisogno di alcune cose. Avremmo bisogno di una raccolta sistematica di opere scritte nei dialetti, di un equivalente della grande collana Scrittori d'Italia
ideata da Croce all'inizio del Novecento, in cui per la verità anche erano previsti tra i grandi scrittori del paese, della storia italiana, anche alcuni testi dialettali. Ecco, ma avremmo bisogno di un, come dicono i filologi, di un corpus di scrittori dialettali, rappresentativi delle realtà dialettali delle diverse regioni. Cioè questa attenzione dovrebbe, a mio avviso, tradursi in qualche cosa di più sistematico. Ma per l'intanto è molto importante, questa è significativa, un'iniziativa come il premio per le letterature, la poesia dialettale, e si vede appunto che c'è una volontà di produrre testimonianze nuove, accanto a quelle grandi testimonianze letterarie del passato, che esprimano la realtà di oggi, la presenza della realtà di oggi e i dialetti come parte di questa presenza della realtà di oggi. Attenzione, il fenomeno non è solo italiano, è un fenomeno mondiale, quello della rinnovata vitalità e della rinnovata consapevolezza della vitalità delle realtà idiomatiche, linguistiche, locali, che si accompagna naturalmente ai fenomeni della globalizzazione. Ho accennato all'importanza che ha la testimonianza delle canzoni in dialetto come testimonianza di vitalità persistente dei dialetti, anche come fattore di attenzione, al di là dei limiti locali, verso le realtà dialettali. A mio avviso questo è molto importante, perché le canzoni circolano a costo zero, per così dire. Chi vive nel nord del paese conosce le canzoni napoletane, e chi vive nel sud del paese conosce e apprezza le canzoni di De André o le canzoni della tradizione milanese, di Iannacci tipicamente, o ancora più tradizionali. Ma questo è un aspetto di questa circolazione dei dialetti al di là dei loro confini nativi. È un fenomeno importante in cui gran parte è rappresentata non solo dalla letteratura e dal teatro, che ha anche avuto in passato questa funzione di stimolo dell'apprezzamento dei dialetti al di là dei confini natali di un dialetto. Tipicamente il teatro di Edoardo, celebre in tutta Italia, con il napoletano che presentava. Ma questo è legato in modo particolare certamente anche al cinema, curvature diverse della presenza del dialetto della nostra tradizione cinematografica. Dobbiamo distinguere diversi modi in cui il dialetto è stato presente nella nostra tradizione cinematografica ed è presente. C'è il dialetto come parte del cinema neorealista degli anni dell'immediato dopoguerra italiano, anche in una chiave fortemente drammatica. E anche con aspetti di ricerca sperimentale, penso a Visconti, alla Terra Trema, alla ricerca di un dialetto nelle sue forme più tipicamente locali e più pure e quindi più incomprensibili nel resto del paese, al di là dei confini dialettali. E c'è l'uso del dialetto nella commedia all'italiana, con larga produzione anche di grande successo, come nel caso dei Soliti Ignoti, o per citare soltanto uno dei tanti titoli, e questa tradizione non si è mai interrotta. Il cinema ha fatto largamente ricorso a
attori incaricati di parlare dialetto che parlavano dialetto, e lo vediamo tuttora, con fatti interessanti, nel senso che c'erano alcuni dialetti privilegiati e soltanto alcuni, il napoletano, il romanesco, nella tradizione cinematografica soprattutto, un po' di simulazione del siciliano. L'impressione, i dati che abbiamo veramente, non solo l'impressione, ci dicono che si affacciano alla ribalta cinematografica anche dialetti che avevano un ruolo solo marginale, come dialetti pugliesi, dialetti abruzzesi, e quindi si arricchisce il repertorio dialettale del nostro cinema, e questo naturalmente ha un effetto di risonanza, di rinforzo della presenza reale dei dialetti nell'effettiva vita sociale italiana di oggi. Io credo che per molti tuttora il dialetto sia la lingua materna. Naturalmente non si può escludere che ci sia un arrivo al dialetto partendo invece da un'esperienza personale fondamentalmente italiana, per cui il dialetto è un vestito piuttosto che una parte intima dell'organismo espressivo. Anche in questi casi però bisogna stare attenti. Se penso al caso di Loi, è il caso di una persona che era estranea nativamente al dialetto che poi ha adoperato, e che ha adoperato poi in un modo magistrale, impadronendosene e, se posso dire, facendosi impadronire, facendone parte di se stesso. Quindi attenzione a evitare una sorta di razzismo, diciamo, per cui il dialetto X va parlato solo da chi è nato in un luogo in cui si parla il dialetto X. I casi più interessanti sono quelli di chi è legato profondamente alla realtà dialettale e trova nel dialetto, continua a trovare nel dialetto, un'alternativa espressiva più efficace rispetto all'italiano. Anche qui con distinguo che tengano conto del processo storico che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Ho avuto modo di discutere di questa questione con Andrea Camilleri, e lui insiste molto tuttora, ma lui è ancora, se io sono anziano da rottamare, lui è ancora più da rottamare di me, ma voglio dire, speriamo mai, ma insomma, e allora lui esprime quello che spontaneamente una persona colta della sua generazione sente, cioè che l'italiano è una lingua che lui ha imparato a scuola, e quindi l'avverte come una, anche se naturalmente scrive magistralmente anche in italiano Andrea Camilleri, ma lo sente come una lingua straniera che ha imparato molto bene, per così dire, mentre il dialetto è la lingua del cuore. E per molto tempo questo è stato il nostro rapporto, fino agli anni 50-60, collettivo, rispetto all'italiano. L'italiano era la lingua che si parlava a scuola, si parlava con i professori, si parlava negli uffici, si parlava in pubblico, però poi la vita reale si svolgeva nei dialetti. La vita reale è la vita degli affetti, era tutta calata nei dialetti. Beh, questo ha cominciato a essere sempre meno vero nel corso della seconda metà del Novecento, nel senso che è cresciuto il numero di persone che ormai è maggioranza relativa, ma insomma comunque comincia a essere maggioranza, che usano esclusivamente l'italiano, e che se devono esprimere anche un sentimento, un affetto, affetto può essere un affetto di amore o di simpatia, ma può anche essere un affetto di odio e di antipatia, naturalmente. E, ecco, se devono esprimere un affetto, lo fanno in italiano, non sentono più la necessità di passare necessariamente al dialetto. Quindi la situazione è una situazione composita, però certamente
non possiamo più dire che l'italiano è solo la lingua ufficiale, inamidata di occasioni solenni. Per gran parte della popolazione è diventata una lingua di uso corrente. Tuttavia, per molta altra parte della popolazione e per chi è alla ricerca di esperienze espressive più sofisticate o anche di quadri più originali della realtà, penso ai film, ecco, i dialetti sono uno strumento prezioso per tentare la via dell'espressione in modo innovativo, in modo suggestivo. Quel che mi sembra che si debba sottolineare è che siamo in presenza, come in tanti altri aspetti della realtà, siamo in presenza di una realtà complicata da non affrontare dividendo le cose a colpi d'ascia, dialetto sì, dialetto no, lingua sì, lingua no, lingua non si deve parlare perché solo il dialetto è espressivo, oppure al contrario. Ci sono soluzioni per come stanno le cose, per come sono andate e stanno andando nel nostro paese le cose, sono realtà ugualmente preziose a mio avviso. La presenza dei dialetti e la presenza dell'italiano. Il premio può avere una funzione importante per la letteratura in corso d'opera, quindi consiglierei appunto di farne in qualche modo una collana di testi che vengono man mano premiati e che abbiano una sua reperibilità e una sua visibilità come collana di letteratura nei dialetti contemporanea. Ma io mi riferisco a un altro livello, e cioè alla raccolta e alla pubblicazione sistematica in una collana unitaria dei grandi testi della letteratura drammatica, poetica, nei dialetti italiani, e quindi una collana degli scrittori nei dialetti d'Italia. Se vogliamo ancora essere più ampi nella dizione, una collana degli scrittori nelle lingue locali d'Italia. Questa ci manca e sarebbe, io credo, un punto di riferimento importante. La conclusione di un cammino che abbiamo compiuto in questi anni di riconoscimento del valore culturale dei